Ciao a tutti, io sono Ratus, bentornati sul mio canale. Siamo di nuovo qui su The Binding of Isaac Afterbirth dopo una vita per davvero, nel senso che per me sono 3 settimane che non registro video, un po' per sfighe, nel senso che, come se non lo sapete, ho registrato un video qualche tempo fa, un breve vlog in cui racconto le mie disgrazie. Sono stati un po' di casini, cambio di computer, eccetera, eccetera, eccetera. Un po' perché non ero proprio dell'umore, non avevo per la testa di mettermi a fare video, dato che ho un sacco di impegni che mi portano via cioè rendono YouTube decisamente l'ultima delle mie priorità. Comunque, bando alle ciance, siamo di nuovo qua, vediamo se ancora mi ricordo come giocare. E purtroppo, come ho detto nell'altro video che vi consiglio di recuperare, ho perso ben 4 se non 5 episodi che avevo già registrato, quindi ci saranno, nel senso, dei buchi nella continuità della serie. In ogni caso, andiamo avanti, non ci demoralizziamo. E potremmo fare una partita con chi? Volevo fare una partita normale, niente challenge o magari una grid mod. Possiamo fare una partita normale con Lilith in hard. Non l'abbiamo mai provata come personaggio fuori dalla grid mod. O se l'ho provata, l'ho provata in uno di quei video che è andato perduto. Quindi andiamo con Lilith. Vediamo cosa ci propone. E intanto io vi propongo il seed per questa giornata, che è MSXNP7PF. Più che per questa giornata, per questa partita. Non so perché ho detto per questa giornata, ogni tanto penso di essere in TV a quanto pare. E niente, davvero non è stato un bel periodo. Magari ne parlo un pochino adesso più che in intro, che magari qualcuno vuole godersi il video e invece vede una schermata fissa del menu di selezione di The Binding of Isaac Afterbirth con uno che parla dei cazzi suoi. Invece così si vede almeno uno che gioca The Binding of Isaac Afterbirth mentre parla dei cazzi suoi, che è un po' diverso. Niente, non è che voglio parlare dei fatti miei, semplicemente non è stato un buon periodo per me. Quello che c'era da dire l'ho detto, sono stato estremamente... sono ancora, però... Ho deciso che forse dovevo dare un cambio alla situazione e mettermi sotto per ripubblicare video, riprendermi un pochino il tempo perso, diciamo, che poi non è perso, però è passato, speso dietro a una tesi di laurea, dietro a un po' di lavoretti da fare, diciamo. E niente, eccoci qua, speriamo di riuscire a divertirci un po'. Gli unici video che sono stati caricati in questo periodo erano principalmente i video delle live del Jack SS, insomma, assieme agli altri. Posso capire che chi non fosse interessato si sia un po' rotto le balle. Magari sperava di vedere pubblicati tanti video sul canale, soprattutto, cioè, anche a me avrebbe fatto piacere, dato che stavo, diciamo, avendo un pochino di trampolino di lancio grazie ad Afterbirth, che è uscito, sta cominciando a venire considerato. Afterbirth, ma anche in generale panorama indipendente, un pochino di più anche dai big italiani, con i dati positivi e negativi che sopporta. E quindi sicuramente un maggior richiamo da parte di un gioco vuol dire anche un maggior richiamo su canali come il mio o quello degli altri ragazzi dell'Indiebang. Quindi potete capire che mi è dispiaciuto tanto magari non far video in questo periodo, ma nel senso, in realtà il tempo per farli l'avrei anche avuto, è proprio la testa. Se uno non ha la testa, non ha l'umore, non ha la voglia effettiva. Ho notato adesso che c'è un piccolo problema con lo schermo, che è tagliato, e io non voglio che sia tagliato, scusate per la totale unprofessionality di questo momento. Facciamo così, ci piace? Sì, scusate, solo che non mi va che venga tagliato lo schermo, non era proprio carino. Ok, possiamo riprendere. Meglio, sì, decisamente meglio. E niente, il tempo ci sarebbe stato, non c'era la testa, e io non voglio far video per far video, anche se logicamente sarebbe più facile se non avessi problemi a farlo, dato che sarebbero minuti che passano, volendo anche visualizzazioni monetizzate, ma non è quello che mi interessa, nel senso, io voglio fare dei video belli. A volte può sembrare strano, ma a volte quando si finisce un video si è soddisfatti, proprio si dice, ah, questo video proprio mi è piaciuto, sono soddisfatto di averlo fatto così, di aver parlato di queste cose, di essere riuscito a intrattenere questi discorsi. E non ero nell'umore di creare cose simili. In realtà mi rendo anche conto che spesso, una volta preso un video, il video parte da solo, nel senso che non necessita di un pensiero dietro, di metterci la testa, nel senso
di star concentrati a dire, a tirare fuori i discorsi, no, a volte vengono da soli, si tirano fuori da soli dalla bocca. Che culo ho avuto a trovare queste stanze segrete, tra l'altro, e pillole, telepills, già le ho sperimentate. Health up, buono. Sotto punto di vista della vita non si è messi male. Explosive diarrhea, mi dispiace un po' di più. Anche rischiato di essere coinvolto. Infested! Temperance, oh, una sconosciuta che speed up. Non male, come pillole non si è messi male. Vogliamo fare sta telepills a caso? Sì, non so perché. Più che altro avrei potuto farlo dopo, dato che se mi avesse portato, con bassissime probabilità, ma se mi avesse portato alla IMR Room, avrei sarei dovuto scendere al piano successivo. Invece, battendo il boss, avrei almeno avuto un aiuto in più, nel senso, un oggetto in più, se prima avessi battuto il boss. Ragman, che non mi piace tantissimo, perché uno dei boss nuovi non è proprio banale quanto un Duke of Flies o un mostro. Vediamo di eliminare la testa prima che diventi ragno. È diventato ragno uguale, maledizione. E quando diventa ragno probabilmente si resetta la sua vita. Come vedete ho usato, non ho spiegato niente, Lilith non spara le sue lacrime. Ha un companion che spara per lei. E l'oggetto che ha attivo, questa scatola qua, gli permette di raddoppiare. Raddoppia in particolare questi, ma dovrebbe aggiungere un companion per ogni companion che ha già. Maledizione. Diciamo che con abilità che per me... Ma porca ma... Porca merda, stavo dicendo. E che mi sono interrotto ed è uscito un ma non voleva essere una bestemmia, ve lo giuro, ve lo garantisco. Se voglio bestemmiare lo faccio, ma non lo farò mai sul mio canale. Andiamo a prendere la batteria per ricaricare l'oggetto. Porca merda, perché quel cazzo di lacrime in seguimento... Dice, ah, l'ho evitata, invece no, devi all'ultimo, proprio quando, bene o male, è solo uno di quei tre colpi che a quanto pare decide di seguirci. Quindi mi dà fastidio che non sia proprio bene evitabile. Mettiamola così. Ok. Abbiamo lì una stanza che prevede che noi non si abbia vita per entrarci. Un danno preso gratuitamente, con mia enorme felicità. Uno scrigno con una pillola, vediamo se anche questa ci porta fortuna. No, lockdown, vabbè, non si può aver tutto. D'altronde abbiamo già avuto abbastanza fortuna. Ci andiamo dopo nella curse room. Prima vediamo di spendere i nostri cuori da qualche parte. E mappa sconosciuta, ignota. Stanza maledetta. Non che sia maledetta, proprio la odio. E un po' di notizie, purtroppo un'altra delle cose che mi fa arrabbiare è un beh, non si può avere tutto, però adesso mi cominciano a girare un po' le scatole. Un altro dei motivi per cui non ho più registrato niente è che mi dispiaceva anche far video senza novità, perché in realtà ci sono state un sacco di novità riguardo The Binding of Isaac in questo periodo. E no! Mio companion ha tendenze suicide. Più che altro non so se c'è un safe spot in cui colpire le cose, quindi lascerei stare tutto. E, cioè, qui mi è stato detto da Mac, cioè Mac ci ha fatto un video, ma me l'ha detto Zetto, che l'ha sentito nel video di Mac. Probabilmente devono averlo detto nel... Deve averlo scritto Edmund Macmillan nel... come si dice? Nel suo blog... isisaacdead.com mi sembra sia, che sono state rese utili dopo tantissimo tempo finalmente le sacrifice room, sembra. Quindi se dovessimo trovarne una potrei farci un mezzo pensiero di andarci. Credo che possano ricompensare adeguatamente, non so cosa, non so come, però questo è quello che ho letto, quindi quello che ho letto, quello che mi hanno detto, quindi vediamo un po'. Non ho commentato l'oggetto che abbiamo trovato al primo piano, e non mi ricordo minimamente quale fosse l'oggetto trovato dopo aver battuto il boss. Comunque, ci arriviamo, adesso guardiamo. Notavo anche che è disabilitato l'HUD laterale. Perché? Chi io abbia Master Salto può essere. Extra add on. Ok, avevo trovato, sì. Squeezy che aumenta la rate of fire e mi dà due cuori grigi. Il lardo dovrebbe darmi... Quanto mi ha dato? Uno o due cuori in più? Vabbè, teniamoci di Hermit, che se abbiamo i soldi andiamo allo shop. Però mi ha diminuito la velocità. Quindi sono stato abbastanza felice di aver trovato come... come si dice? Come pillola speed up. Almeno per... Non so se sono tornato in pari, però almeno ho una velocità un pochino più decente. Prima era davvero fastidioso. Ah, ed ecco così che se ne vanno a farsi friggere i nostri cuori grigi e neri. Quindi andiamo alla curse room. Che spero di trovare. Purtroppo qua... Ok. Pensavo di far esplodere tutto in questo momento. Non ho ancora capito la TNT così. Adesso l'ho capito. La TNT così è spostabile.
Quindi la mia intenzione è far esplodere lì e andarmene su. Ok, a sto punto dovrei essere a posto. Ok, mi ha scoperto cosa cambiava in quei barilotti lì. Un problema in cui incorro spesso e di cui mi sono reso conto nell'ultimo Glitch World Super Show, in cui c'era la Curse of the Lost, in cui ovvero non si sa quale sia il layout della mappa e dove siano i posti, perdo tempo a girare a caso. Cioè io ho perso l'ultima partita che ho fatto 10 minuti, no 10 no, ma 5 a girare in tondo per stanze in cui ero già stato, senza riuscire a capire dove fosse l'ultimo percorso che mi serviva. Per di più portava a una stanza a L dove c'erano boss, sicuramente stanza degli oggetti, forse anche negozio, tutte lì. Quindi non capivo come fosse possibile, non c'era una strada, no? Quel verme te lo lascio. E quindi già la perdita di tempo è forte in me senza questi problemi. Figuriamoci adesso. Death Touch, un oggetto che mi piace un sacco. 10 monete, quindi usiamo The Hermit per andare allo shop. PhD, solo pillole positive. Oppure Black Candle, immunità al Curse, Evil Up. Ah, vorrei tutte e due. Per tutte e due mi servono 22 monete. Io però prendo Black Candle, che la voglio. Così intanto vedo sto stracazzo di piano. E magari vedendo il piano ho più possibilità di trovare una stanza segreta con monete per prendere il PhD. Solo pillole positive non mi dispiacerebbe, perché ci sono tante pillole positive, però ci sono anche abbastanza pillole negative. Death Touch ci... merda, dimenticavo che si rigenerano quelle cazzo di cacche. E scusatemi per la volgarità, è un periodo dove mi sta anche andando bene, tutto sommato. Fidate, io sono stato molto... anzi, sono... non so cosa fosse sto suono. Non so se deriva da Isaac, potrebbe essere una novità, ma non so cosa ha generato questo suono, o dal mio computer, e forse dovrei preoccuparmi. Ma va bene così. Abbiamo trovato il boss, mi mancano ancora 4 monete. 4 monete, non ho trovato la stanza segreta, e non ho bombe per trovarla. Merda. 4 monete. Ora ho una bomba. E... il problema è che le possibilità sono... qui può essere. No, di solito non è mai accanto. Di solito. Accanto a una boss room. Qui ci abbiamo già provato. No. Veloce. Proviamo qua sotto. Incrociamo le dita. Lo sapevo. No, in realtà non lo sapevo, se non l'avrei fatto. Però mi girano le scatole. E... vediamo se col boss dovessimo tenere monete, non so per quale motivo. Little Horn, andiamo, raddoppiamo i nostri famigli. Dovrei usare più spesso l'abilità attiva, quindi spawnare più famiglie più spesso. Solo che non sono mai stato un grande fan dell'abilità... era palese che ci fosse la bomba lì, me la sono andato a cercare. Cioè, un grande fan delle abilità attive. Ecco come possiamo ottenere le monete che ci servono. È così che prendiamo anche PhD. Cioè, più che altro non... ho sempre paura di fottermi la temporizzazione. Nel senso, di usarla quando in realtà non avevo abbastanza carica. Nel senso che poi magari va al boss e ce lo scarico. Questo è il problema. PhD, Better Pills, Paralysis. Che è una pillola neutra, quindi ce la becchiamo come Paralysis. Ottimo. Poteva essere un HP Up, poteva essere uno Speed Up, un Luck Up, che abbiamo visto che c'è. Un Health Up. Un... basta, li ho detti tutti quelli che abbiamo incontrato. E invece era un Paralysis, che è l'unica pillola neutra trovata, mi sa. Le altre erano... due negative, poi tutte le altre positive. Qui possiamo entrare perché abbiamo tutta la vita. Qui ci torno. Tranquilli che ci torno. Ma dopo aver trovato più chiavi e aperto almeno l'item shop, l'item room, l'item shop. Ha senso anche, tra l'altro, come frase, come stanza. Allora, sfasatevi per la... no, no, non vogliono sfasarsi e non vogliono scolarsi da lì. Cioè, sono sfasati come sparo, ma sono anche sfasati come posizione in realtà. Quindi non riesco a frappormi tra loro e a colpirne uno. Bomba, no, desideravo chiavi. Tante chiavi, veloce. Ok, sono stato velocissimo e continuano a darmi bombe, logicamente. Entriamo. Oggetto potente. Non mi lamento troppo. Ah, devo stare attento che devo avere tutta la vita, però. Vabbè, intanto l'item room l'abbiamo trovata. Faremo così. Che prendiamo l'oggetto lì e poi... non devo prendere neanche un danno, se no non ci entro in quella stanza là. E poi... entriamo nella stanza.
La chiave me l'ha data, irraggiungibile, logicamente. Free to play non mi piace. Non pay to play, Magic Fingers. Cioè, non è che non mi piace. Scala con il nostro danno, ma non ho un grande danno e non ho tante monete da spenderci. Che è l'altra caratteristica che bisogna possedere. Nel senso che ogni volta che si usa quell'oggetto, è un oggetto che non ha tempo di ricarica, è attivo. Ogni volta che lo si usa fa danno a tutti i nemici nella stanza, proporzionale al nostro. Quindi più monete abbiamo, meglio è. Speravo di trovare una chiave con cui aprire gli altri scrigni, ma così non è stato. Vabbè, vedremo. Guarda, posso usare anche questo, che sicuramente quattro stanze di ricarica le ho, per evitare di prendere danni. E infatti ho preso danno. E ho perso il metà cuore grigio che avevo. Ho sprecato il metà cuore rosso perché potevo aspettare di prendere un altro mezzo danno prima di raccoglierlo, ma mi sa che sono finite le ondate e altri danni non ne ho presi. Chiave? No. Ah, datemi una chiave. Esplodi, esplodi, esplodi. Non te, l'altro. Sono esplosi gli unici due punti dove non hanno fatto danno ai loro companion, e con companion intendo alleati. Non che siano loro companion questi. Ok. Amo le falci perché danno penetrativo, quindi la falce continua a muoversi e continua a far danno mentre si muove. Quindi, un po' come le lacrime spettrali, solo che... No, in realtà non è proprio come lacrime spettrali. Cioè, il fatto è che continuano a far danno mentre si muovono. Una chiave con cui potrei aprire l'altro scrigno lì giù. Anche se le monete cominciano ad aumentare, potrebbe interessarmi di tenerle per lo show. Vabbè, no. Vabbè, un'altra chiave, una bomba ce l'ho. E due cuori, che comunque non ci fanno schifo. Una carta, che è Wheel of Fortune, che potremmo fare così e così. Ok. 11 e non ho più chiavi, quindi aspettiamo. Cioè, aspettiamo di trovare una chiave. Mi piacciono tutte e due, ho due bombe, però aspettiamo. Perché una bomba mi serve giù. Una bomba per un cuore grigio è un... Non ci credo che ho preso danno. È uno scambio adeguato. In ogni caso, se dovessi prenderlo, lo prenderei alla fine, dato che ho già 4 colpi da recuperare, essendoci due cuori rossi interi all'interno della stanza che ho abbandonato prima, quella con gli scrigni dorati. Ci è mancato davvero poco. E ho le chiavi e ho un altro cuore rosso. Quindi hai voglia. Per di più lì ce ne sarebbero altri. Quindi, io vorrei trovare un oggetto potente qua dentro. Di solito ci si può trovare qui che ad esempio. E invece non mi state dando una minchia. Appunto, mi ridai una chiave. Altri cuori. Sicuramente non ce ne mancano. Non ci mancano neanche le chiavi, ora come ora. Facciamo così, saliamo a 15, così se dovessimo incontrare lo shop possiamo andare a comprare l'oggetto. 14 minuti, terzo piano. Vedo che la lentezza non mi ha abbandonato, nonostante la distanza, la lunga distanza dal gioco. Questo cuore lo devo prendere, se no non potevo entrare. Abbiamo trovato anche lo shop, forse, a meno che sia un bookstore, no, come si chiama? Una library, una libreria. Una biblioteca. Biblioteca ha più senso, forse. Prendiamo questo che dovrebbe attirare alcuni tipi. Non ho più bombe, le ho sprecate tutte. Un giorno. Allora, gli oggetti attivi non intendo cambiarli perché per forza mi permette di raddoppiare i miei danni per secondo del mio oggetto attivo, quindi niente. Voglio prendere una bomba. Prendiamo la bomba e mettiamola qua e vediamo cosa ci dà questo screen. Vabbè, abbiamo recuperato la bomba, un cuore grigio che devo prendere dopo, vabbè. Non ci lamentiamo della mia stupidità. Quindi non vi lamentate della mia stupidità. Io posso lamentarmi della mia stupidità. No, non è vero. Lamentatevi, ma non insultatemi. È sempre questo il solito discorso. Non fatemi male. Oh, God. Ok. Fantastico. Adesso, come personaggio, tutto sommato, non si è messi malissimo, anche se non facciamo quel danno ingente che uno potrebbe desiderare. Potrebbe interessarmi prendere adesso i cuori grigi, e già che ci sono, finire ad esplorare. Così che quando vado dal boss, riduco le possibilità di prendere danno da cuori rossi. Se è così che funziona, non me lo ricordo. A parte che mettiamoci sta bomba, e poi veniamo a prendere il cuore grigio. A parte che forse c'è solo quello, qua ce ne sono altri. No, qua solo cuori rossi. Vabbè, basta vedere. No, c'è solo quello. Perché? Perché l'altro l'ho preso. Boh, sì. Mi sa che sto facendo un po' di confusione. Sono nato confuso, ma il gioco non mi aiuta. Ok.
per me se stai qua in linea retta ti faccio male senza neanche darti la possibilità di avvicinarti. Una pillola. Ora. Ah, esplosiva diarrea e l'altra neutra. Scherzavo, non era l'unica neutra. Però possiamo provare a fare così. No, senza venirci coinvolti, ok. Volevo spargerli sulle pareti. Vabbè, non poteva essere lì. Poteva essere qua, tra tutte le pareti. Abbiamo recuperato le monete per salire a 15, quindi anche al prossimo piano possiamo avventurarci allo shop sicuri di poter comprare almeno un oggetto. Odio questa tipologia. Dovevo fermarmi. Ok, ci hanno fatto il buco per un motivo. Ci hanno fatto il buco per un motivo. Non decontestualizzate questa frase e non usatela come titolo di un prossimo film porno. Prendiamo i cuori rossi e grigi, andiamo a battere il boss. Ok, risolto. Non era difficile come pensiero da elaborare, però come al solito ci sto un po'. Speriamo di che sia un boss facile, di non prendere troppi danni. Magari di trovare un patto con Satana, quindi non prendere danni a quei rossi, anche se già credo che le probabilità di trovarlo si siano abbassate notevolmente, avendo preso danno. Allora, Mega Fetti non è proprio il boss mio preferito, essendo un boss con molta vita. Non è neanche un boss particolarmente problematico, tranne quando esegue il salto veloce. Nel senso che fa due tipi di salto, a parte che ora non si sta muovendo, però fa un salto più lento e prevedibile e uno più veloce, che molto spesso è quasi impossibile da evitare, diciamo. Ok, dovremmo esserci, a meno che mi faccia saltino finale per farmi un danno giusto per dispetto. Niente Satana, ma Rate of Fire Up ancora. Evil Prerange, no, Shot Speed Up, ogni volta confondo. Vabbè, sicuro. Però Shot Speed, pensavo. Intanto andiamo giù, dato che abbiamo fatto tutto qua. La velocità dei colpi non credo aumenti il DPS, ovvero damage per second, danno a secondo, perché se la frequenza di fuoco è la stessa, la rate of fire, e il danno è lo stesso, i colpi più veloci semplicemente mi garantiscono che sono sparato in un certo punto probabilità di colpire ciò che è in linea retta lì, dato che è più veloce, quindi dovrei riuscire ad arrivare a destinazione prima che il nemico si sposti. Però non credo aumenti il DPS. Non avevo mai fatto questo ragionamento. Di solito, tutto sommato, non mi è mai dispiaciuto come oggetto il safety pin. No, come si chiama? Mi sembra di sì. No, non ha molto senso come safety. Vabbè. Quell'oggetto che abbiamo appena preso. Però l'Evil per range... Anche range, cioè? Ma l'Evil per di più abbiamo la Black Candle. Questo oggetto qua... E basta, mi sa che non c'è altro. Beh, abbiamo già trovato la stanza degli oggetti, quindi speriamo in bene. Oggettone della vita... Sedonion non è l'oggetto della vita, però adesso abbiamo le lacrime più grandi con aura tossica, pardon. Non so se aumenta anche il danno in generale. Quello che mi piace tanto è il... Ah, e per di più anche spettrali. Full health, ottima pillola questa, ottima. Ah, stanza del sacrificio. Mi sa che prendo danno anche coi grigi, quindi magari ci vado quando li perdo. E quando so che ci sarà coi rossi in giro da recuperare. Occhio a non perdere monete contro i grid, quindi a non prendere danno. Un oggetto molto potente invece è l'altra cipolla, la... The Onion, forse. Ah, non ho chiavi adesso, logicamente. Che aumenta di tanto la rate of fire, mi sembra. Forse raddoppia addirittura. Forse è un po' esagerato. Ci ha trovato il boss, potremmo quasi già andare a batterlo. Ah, che bello avere lacrime spettrali, posso proteggermi dietro i funghi e colpire i nemici a distanza. Mi sa che... Che proverò ad andare a battere il boss. The Hollow non è neanche sto gran boss per essere questa zona qua. Io posso star protetto dietro le rocce e sparare. Cioè, a parte che lui vola, però posso sparare anche se non sono in linea d'aria con lui. Ottimo. Ottimo, ottimo. Dark Matter mi piace. Dovrebbe aumentarmi il danno. Vabbè, altri cuori neri che devo prendere a sto punto. I Fear Shot. E forse aumenta anche il danno, però no, forse no. Sicuramente dal Fear Shot, ok. Questa è una Rate of Fire Up, buona. Tears più Shot Speed Up. Infatti vedete, aumenta la frequenza di fuoco e anche la velocità. Non ho bombe per rompere questa roccia tinta, ma l'ho vista, non preoccupatevi. Voglio finire di esplorare. Ah, c'ho una chiave, quindi posso andare allo shop. Quindi ci andrò dopo, tanto dovrò sicuramente ritornare indietro. Infatti. Pensate se fossi tornato indietro per... Fossi andato allo shop, poi fossi tornato qua per andare. Adesso la bomba anche per la roccia tinta, ricordiamocela poi. Che è il problema principale di ricordarsi le cose. A volte dico, ok, quindi poi torno e poi... Dimenticato completamente. Grid! Che gentili. Ah, scusa, ho stato stupido, devo utilizzare subito. Eh beh, non è male, eh. Non è male, non è male. 27 monete.
Non so se la Sacrifice Room prende danno. Mi prende i cuori rossi o li altri? Proviamo. Ok, mi prende anche gli altri. Per di più un intero, quindi magari ci torniamo dopo. A meno che probabilmente nell'ultimo aggiornamento avessero messo che la probabilità aumenta stando nella stanza e levandomi abbia appena ridiminuito la probabilità di ottenere qualcosa con la standard, ma non credo. E invece è proprio così, non lo so. No, sarebbe da andare a vedere la wiki. Oggi non mi sono attrezzato col computer accanto per andare a vedere come funzionano esattamente tutti gli oggetti percentualmente con i singoli dati. Ah, sarebbe interessante prendere un sacco di danni per poi entrarli dentro e vedere cosa c'è. Ah, per di più un full health, io! Ferma tutto! Ferma tutto, però mi dispiace bruciare così tanti cuori grigi e neri, eh. Più che altro potrebbe essere una di quelle mosse che portano alla morte prematura. Già lì c'è un cuore rosso. Ma sì, sono principalmente cuori grigi e neri. Oh, c'ho tanti soldi e lì c'è un arcade, però non sono un grande fan dell'arcade, se devo essere sincero. Non più, un tempo loro di più, forse dovrei. Range up. In effetti range non era praticamente l'altro che ci penso. No. Non so perché ho questa repulsione nei confronti dell'arcade di recente. Finiamo di esplorare il piano e. Non lo so. Lazy Worm. Mi diminuisce la velocità dei colpi, direi. No? Non ho idea. Oh no. Vabbè, cuori grigi li sto perdendo. Non vorrei perderli alla Sacrifice, però se effettivamente paga. Però non so cosa voglia dire che paga, forse dovrei informarmi prima. Fatemi vedere se qua può esserci una stanza segreta. No! Mannaggia. Mannaggia. Non è tanto per la stanza segreta quanto per il fatto che sarei potuto entrare senza. No, non ho voglia di sprecare. Come si dice? Di sprecare vita, dato che ho due cuori. Alla Sacrifice Room, adesso ne avrò anche di più, infatti. Andiamo giù e sarà per un'altra volta. Ok. No, però qua possiamo entrarci. E. Chemical Pill? Aumenta il danno di una lacrima su due, in teoria. Solo che non sparando io e sparando un nemico che spara solo una lacrima, aumenterà il danno in generale, immagino. Oppure non ha fatto effetto, ma credo di no. Tutto sommato onesto trovare un oggetto in queste stanze qua. Di solito, cioè, non è comune. Ah, che bello avere le falci, non dovresti preoccupare di questi nemici, dato che li trapassano. E una chiave, che ci sta, dato che ho già le monete per lo shop e avevo solo una chiave, quindi dovendo andare anche a prendere l'oggetto all'item room viene bene. Ok, una batteria, nel caso in cui io debba ricaricare il mio oggetto, quindi se trovo una stanza difficoltosa posso utilizzare tranquillamente l'oggetto attivo. Mamma che piove dall'alto. Decisamente mamma che piove dall'alto. Ma dove? Qua. E qua. Ed eravate solo in due. Ottimo. Curse Room, ci voglio andare e voglio. Come vi odio. Come vi odio. Ah, però il Fear Shot ha il suo perché, nel senso che vi tiene lontani. Logicamente l'ho distrutto lì, la batteria è comparsa lì. Logicamente non volo. Mi servirebbero troppe chiavi. Logicamente perdere. Mi servirebbero due chiavi. Facciamo che una la spendo nella speranza di trovarne un'altra qua dentro. Vana. Prima di spendere cuori grigi per entrare nella Curse Room, giriamo. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Questi eliminiamoli prima che saltino. Ok, per un attimo pensavo si fossero bloccati, imbottolati lì nell'angolo. Chiave, no. Però tante monete. Quasi da farmi pentire di non aver preso Magic Fingers, no. Non fino a quel punto. Cioè, avessi 99 monete, un danno enorme, sì. Ma non è il caso. Non è il nostro caso. Sono curioso di vedere nelle statistiche quanto è il nostro danno. Non è particolarmente alto. Vabbè, però non è neanche particolarmente basso. È andata via l'ultima chiave. Calma. Questo è il visore che mi fa sparare il cerchio laser e che fa danni nelle zone circostanti, cioè nelle zone interne al laser, immagino. Non lo so, io ho una ritrofiare alta e mi piace avere il famiglio che spara così, poi quando ne ho due ancora di più. Non credo di volerlo prendere, è un oggetto che ho preso forse in una delle mie primissime. Siamo da mamma?
No, la posso andare al boss. In una delle mie primissime partite Afterbirth, non credo di voler rischiare questa sinergia. Non ho mai visto The Gate che fa queste cose. L'hanno cambiato totalmente il suo pattern. O probabilmente è questo campione qua che funziona così. Probabilmente è quello che spara soltanto, immagino. Satana, e mi piace. Speed più damage up, e non mi dispiace. Non mi dispiace il Nail. Ah, meno male che siete impauriti. Anche se mi rende più difficile capire dove siete. Non mi spiace il chiodo, però vuol dire prendere l'oggetto attivo e darci due cuori, che sono tanti. Invece l'altro oggetto mi fa cacare, quindi non lo prenderò. Questo aumenterà le probabilità di trovare una stanza con l'angelo al prossimo piano. Che non mi fa impazzire l'idea, però è anche vero. Cioè, non è che... Anzi, nella stanza con l'angelo si possono trovare alcuni degli oggetti più potenti, secondo me, del gioco. Tuttavia, è anche possibile che uno ci entri e trovi un cuore eterno. O anche niente. Com'è che ho sprecato... Ah, perché una chiave l'ho sprecata giù. Sì, forse era meglio prima... Ma erano storditi, non pensavo potesse partire se fosse stordito, vabbè. Era meglio forse prima trovare lo shop, prima di speccare quella chiave là. Speed up, mi va bene. Anzi, adesso siamo anche belli velocizzati. Decisamente grande questo piano. Cioè, potrei già scendere, ma voglio andare allo shop, già che ho 38 monete. Magari donarne qualcuna, cosa che non faccio da una vita. Non troppo gentile, torretta. Non si alzi che... Animale la uccido. Una monetina che prendiamo, anche se ormai sto entrando nella fase potrei anche quasi fregarmene delle monete. No, sei te che devo uccidere. Ho trovato lo shop, ma non la chiave. Dimmi che c'è una chiave qua dentro. E voilà, le cul, parola francese approvata. The compass, almeno vedo dove sono le cose. Una bomba 3 non mi interessa. La pillola potrebbe interessarmi, mi ricordassi cosa sia, cosa fosse. Ah, tanto quel grigio devo perderlo. Facciamo così. Paralysis, ottimo. Ho speso 5 monete per Paralysis. E siccome ce lo shop anche al prossimo piano, 14 monete, mi tengo le monete e non le dono. Dono, ho detto una O apertissima. Finiamo ad esplorare qua sotto. Curse Room. E basta. E passiamo al prossimo piano. Odio questi. Cioè, alla fine in realtà questi basta prendersi le misure e sapere che quando li incontri devi stare fermo. Se uno si fa prendere... dall'abitudine, dal panico, o anche dalla distrazione. Spesso quando sono stanco e non vado più tanto alle run, di solito cammino dritto appena entro in una stanza e logicamente finisco nel loro raggio mortale e finisce male. Cioè, più che altro un danno gratis, soprattutto agli ultimi piani. Sì. Due lemon party. Preferisco tenermi il full health. Gioco 5 bombe, io una qua ce la metto. Vabbè, ci ho sperato, ci ho provato. Voglio finire di esplorare, non lo so, non credo. Non ho le chiavi, sì, voglio finire di esplorare perché se trovo due chiavi, anche se due non sono proprio poche, posso aprire quello scrigno dorato e magari c'è l'oggetto della vita o magari non c'è proprio una bella mazza. Niente chiavi, ma batterie come se piovessero. Hanno decisamente aumentato, secondo me, la possibilità che i nemici droppino batterie. E una bomba che ne avevo poche proprio. Beh, non ne avevo tante, però sicuramente non avevo neanche poche. Niente, mi sa che quello scrigno dorato purtroppo mi rimarrà un po' qua. Probabilmente conteneva Cricket Head. No, direi di no. Sicuramente fossi riuscito ad aprirlo avrebbe contenuto un'altra chiave. Per ricompensarmi della fatica. O neanche quella. Va bene, possiamo andare al piano successivo e ci andremo a battere mamma in 30 minuti. No, decisamente la... La velocità non è diventato il mio forte in questi giorni di pausa. Curse Room ci andiamo dopo. Boss Challenge Room. Ho troppa vita per farlo. Però potrebbe esserci una stanza segreta qua. E non c'è. Mi servirebbe la mappa blu per scoprire dove sono le stanze segrete. O la mappa normale. Anche per avere un layout completo delle stanze evidenti. Potrei rompere qualche cranio così, ma non ho voglia di sprecare bombe. Teniamocele. C'è un mini boss là. Non mi dispiace andare incontro ai mini boss. Potrebbe avere oggetti interessanti. Se consideriamo una left hand o... Ah, non ho visto il trail. Sono stato stupido. Vabbè. Super last. No, può lasciarmi... Il... Che non mi ha lasciato. Mi ha lasciato paralysis. Stai a vedere. Infatti. Questa paralisi è proprio la pillola che ritorna, che vuole farmi soffrire interiormente. Forse riusciamo a entrare alla Curse Room senza usare... Vita? Sto per le chiavi, ma vita no. Invece no.
O facciamo una piccola azione terroristica. Vabbè, no, non mi interessa, cioè non è sto oggettone, la missing page. Come trinket, preferisco questo che al limite raccatto qualche moneta irraggiungibile. Col broken magnete. Oh, questo potrebbe interessarmi. Perthro, mi interessa un sacco. Praticamente ha l'effetto. Che palle. Fa l'effetto del D6. Quindi mi permette di rirollare. Ok, non sparano più. Che sembrano ancora attivi. No? Mi permette di rirollare un oggetto. Quindi me lo porto nella item room. E se non mi piace l'oggetto, me lo rirollo sperando di ottenere qualcosa di meglio. O posso anche rirollare tutti gli oggetti dello shop. O di Satana. Sono un po' sovrappensiero per i danni che ho preso. Una chiave, grazie. Ecco che è quello che speravo di ottenere. Sono incastrato. No, perché non puntava a me, perché l'ho spaventato con Dark Matter. Sì. Non ci credo che sono rimasto fermo a prendermi il danno nelle gengive. No, decisamente rirollo. Non voglio farmi venire il tunnel carpale, maledizione. Però non c'ho il D6, quindi me lo devo prendere. O posso anche non prenderlo. Non lo so, no, stiamo così. Il chocolate milk in pratica mi permette di caricare i colpi. Questo vuol dire che posso avere anche una rate of fire altissima premendo di continuo i tasti per sparare. Cioè, se premo di continuo il tasto destro, come sto facendo adesso, si può vedere dalla testa, ma non si può intuire cosa sto facendo, sparerei un colpo dietro l'altro. Ciò renderebbe la mia rate of fire altissima, ma mi verrebbe il tunnel carpale, cioè non ho voglia di passare tutto il tempo a fare così. E inoltre, credo che le danne così. Le danne, voglio dire, le lacrime così facciano meno danni di quelle caricate. Sto rimanendo con poca vita. Lì c'è mamma, quindi ce ne andiamo dopo. Quei rossi ce ne sono in giro, e li prendiamo. Finiamo di esplorare. Sì, non sono più messo bene, non che io fossi mai messo particolarmente bene. Ora un po' di più, ma la prendiamo dopo perché prima voglio andare nella Curse Room, che tutto sommato non mi ha pagato niente finora, quindi non. Full health mi tengo per ora. Me la tengo, me la porto dietro. Dimenticavo che è così bella questa stanza. Sì, ho guadagnato mezzo cuore nero e la possibilità di far danno a tutti quando prendo il prossimo danno. Vorrei tanto venire lì. Cosciente del fatto che prenderò sicuramente un danno. E allora no, anche se stavo rischiando di andare a sbattere in fondo. Però dammi un oggetto velocemente, non farmi spendere troppi soldi, anche perché c'è ancora lo shop in cui non sono stato, anche se non ho la chiave. Beh, HP up, tutto sommato, non mi lamento. Ci riproviamo. E non ci credo di esserci riuscito. La magia, l'abilità. Prendiamo anche questo cuore nero e ci dirigiamo da mamma, anche perché abbiamo esplorato tutto il piano. E non abbiamo trovato la stanza segreta? È qua. E invece no. Non ho chiavi per lo shop. Non. Che tristezza. Sono abbastanza demoralizzato. Non me ne stanno andando bene in molte. Però non sta neanche andando malissimo. Niente, seconda stanza segreta. Sprechiamo un'altra bomba qua. Sicuramente non è qua sulla piano. No, invece è qua. Ed è. Ah, la Shining Rock. Vabbè, prendiamola. Soprattutto per i prossimi piani. Illumina. Fa sbluccicare le rocce. Tinte e quelle che nascondono con le space, mi sembra. Quindi al prossimo piano dove non c'è distinzione tra le rocce, nel senso sono tutte rosse e tutte uguali, può venire bene. Ma tutto sommato facciamo il nostro porco danno, eh. Ok. Sì, beh, tutto sommato ci cioè, siamo liberati velocemente e abbiamo trovato il patto con Satana. Primo oggetto di Gappi. Brimstone Baby. Ah, avessi avuto Perthro qua. Non so se voglio prendere l'oggetto di Gappi. Abbiamo già fatto tutti i piani, però è anche vero che. Brimstone Baby non è male, però non credo si adatti molto al mio stile di gioco attuale. Rotten Baby non mi piace. Beh, rischiamocela. Avessi avuto Perthro, adesso avrei urlato questi due, magari ho tenuto due oggetti di Gappi, o boh, vai a sapere. Basta, possiamo solo uscire e usciamo, scendiamo.
Skyrim, che mi fa davvero schifo, mi inquieta. Ah, buono che c'è una curse room, che vuol dire probabilità di trovare magari un oggetto di Gappi o di Satana in generale. Anche se finora non è proprio andata così. Ci sono andato per la curse room al piano precedente. Sì, ci ho trovato un cuore nero. Che minchia. Ah, lì. Che strano, sto amico. Ma quanta vita ha, soprattutto? ne andi qua. Ok. Sto scegliendo la strada giusta, forse. È davvero inquietante. Non ho chiavi, logicamente. Non sbrilluccicano le rocce, almeno non sembra. Che devo far caso anche a questo adesso, cioè la Shining Rock. Shining Rock. Mi conviene tenermi distante, perché non ci arrivano. A quanto pare no, però non ci arrivano anch'io. Sì, il range non è il mio forte. A parte che basta tipo un oggetto di mamma per aumentare il range in maniera significativa, però... Non è mai, cioè di solito non è mai il primo problema il range, anzi l'ultimo dei problemi che uno si pone. Dice, oh, range basso, a meno che logico abbia trovato tipo number one, che aumenta la rate of fire al massimo, ma ti mette il range praticamente al minimo. Che bello, avere una stanza grande in cui non ti può raggiungere, perché di solito mi dà sempre problemi, soprattutto con le fiamme che ruotano. Chiave! Yes! Per di più le chiavi poi mi servirebbero per... ma mi davi un oggetto utile! Per... come si dice? La chest! E anche per questo. Potevo entrare qua magari prima. Giù. Non sbrilluccicano. Poi sicuramente vedrete il video e dite, ma quello sbrilluccicava! E io logicamente me lo sono perso. Belli sti nemici che sono bianchi come il pavimento. Magia! Ah, certo che trovo scrigni dorati, ho preso Gappy's Tale. Bing. Sono un genio del male. Sì, ma vorrei trovare anche delle chiavi. Qualcuna. O anche un Bob's Archie, solo che non credo ci sia. Vabbè, lasciamo stare le cacche, sto perdendo un po' di tempo così per riflettere. La curse room è accessibile da qualche altro lato, a quanto pare. Ottimo. Non troverò mai più una chiave, sicuro. Tutto sommato non abbiamo preso tanti danni, pur essendo qua. Dato che non sono vincolato ad ascendere dopo aver battuto il boss, posso già battere il boss. Che è Teratoma, che non è un boss particolarmente difficoltoso. È già morto. One up, che ottimo, però prima di prenderlo, non one up, Mushroom, prima di prenderlo entriamo da Satana. E ho fatto una gran cosa, perché Abaddon mi leva i cuori rossi e me li sostituisce con 6 neri, mi sembra. Più evil, più damage up. E uscendo quindi ha effetto moltiplicativo sul danno che ho appena aumentato e mi dà un in più di vita. Ottimo, adesso dovrei fare male. Infatti vedete la grandezza delle falci. Ah, ottimo, ottimo. Adesso vado avanti un pochino più a cuore leggero. Per la vita che ho, soprattutto. E voglio battere il mini boss e andare nella curse room. Quella sarebbe la mia intenzione. A questo punto perdiamo il tempo. Ok, dicevo strano, non vedo nemici, invece ci sono. Sto guardando se spiluccica qualcosa, ma direi di no. Sì! O no? Forse... Mi sa che ho avuto una visione, io comunque ce lo caccio. Eh no, 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 non ho avuto una visione, ha sbilucciato per un attimo. Take a charge. Dovrebbe velocizzare la carica dell'oggetto da barattiva, che tutto sommato non mi dispiace, però anche è vero che lo uso quasi solo per i boss. Potrebbe cambiare la mia tattica, effettivamente venire molto utile. Però a me servono cuori grigi se ci sono rocce tinte, però anche è vero che c'è solo un piano dove non sono... Vabbè, prendiamole e basta. Ah... Un'ora di questioni filosofiche su cosa fare. Iii, mi sono incastrato. C'era la roccia che mi faceva uscire. Ah beh, è già carico. Sì, in effetti... Potrei aver fatto la scelta giusta, Glattoni, e non posso volare, quindi se mi lasci un HP up non lo posso raggiungere. E neanche lo scrigno, ma non avrei potuto aprirlo, quindi ho questa magra consolazione. Lì non ci voglio andare perché non voglio prendere i danni per arrivarci. Curse Room sono due danni che mi prendo, eh. E per di più mi sto portando dietro...
un full health quando ho solo quei grigi di vita. La cap. Range up. Visto, mi serviva. Ci prendiamo un altro danno, che non è proprio il top. Quindi adesso cerchiamo di non prendere più danni e andiamo al piano successivo. Non perdiamo altro tempo. Il full health non so cosa mi servirà. Magari io tengo una HP up da qualche parte. Beh, sapere. Avessi le chiavi... chiavi? Farsi la skeleton key, che sono 99 chiavi, andrei proprio a bagno. No, più che altro mi servono le chiavi per il... la chest. E quindi speriamo di trovare chiavi nel prossimo piano e non utilizziamole. Teniamocele per la chest, sperando di arrivarci. Oppure... oppure andiamo all'arcade e investiamo tutti i nostri averi all'arcade sperando di ottenere un oggetto. Quindi spenderò tutto in questo tizio qua. E... a parte che non c'era la slot, quindi... dai. Dai. Perché mi deve sempre fare incazzare 2 ore? Il Magician sicuramente è più utile ora come ora. Una chiave! Una chiave, non ci credo! Però non farmi spendere tutti i soldi. Non tutti i soldi. Non tutti i soldi. Non tutti i soldi. Figlio di puttana. Grazie, eh. Non ho neanche più bombe. Bastardo. Vabbè, alla fine il full health torna. Io se ho soldi torno lì. Volevo l'oggetto, eh. Non so neanche perché sono andato qua, perché potevo intuire dove fosse una moneta. Ci torniamo dopo, però. Giù a sinistra il bookshop, sì, il bookshop, la library non mi interessa più di tanto, perché tutto... ho 4 monete? Perché ho 4 monete? Non ne ho prese 2. Sono confuso. E dammi un oggetto, però grazie per le chiavi. No, non me lo vuole dare. Per di più continuo a uscire a prendere la full health alla fine, vabbè. Ah, limite, ci torniamo alla fine. Sarà una partita di quelle lente, riflessive, dove tutto sommato la questione principale è... non devo usare le chiavi, meno male che non è restituita. Mi sono fermato all'ultimo. Oh, madonna che... culo, scusatemi. Ho usato parole ben più pesanti finora, ma... madonna che culo. Dai. Ok. Pensavo non si potesse alzare. Chiavi! No, molti soldi che investirò in quel tizio là. Vabbè, dai. Solo qua. Solo qua. Solo perché mi dà le chiavi da investire. Solo perché mi dà le chiavi da investire. Le monete da investire, perdono. Oh, poi magari nella cesta non c'è una mazza di utile, però. Ma magari. Già che sono tutti boss e non voglio perderci la giornata, che già sto perdendo. Ammazza! Beh, monete ne abbiamo. Se adesso prova a farmele sprecare tutte, a non darmi l'oggetto, mi giro poco a poco le palle, eh. A poco. Però vediamo un attimo. Di riuscire a ottenere quello che ci interessa. The Magician. Allora, facciamo così, così quando esco mi tengo The Magician. Chiavi. Però stai facendo la cosa giusta. Mi stai dando l'oggetto giusto, tutto sommato, anche se non è quello che desidero come ora. Bravo! Ma... è diventato intelligente. Però io voglio... una capi up. Tutto sommato non mi dispiace. Sicuramente non mi dà niente, però... infatti... vabbè, 15 monete le ho. Investo tutto in te nella speranza di ottenere delle chiavi? No. Dai, 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 dai. Yes, adesso abbiamo quasi troppe chiavi. Posso anche investirle così quasi. Mi dai scatole subito, però? Ok. Ah, a quanto pare vuole proprio darmelo. Vabbè, però sono sfigato, quindi... bombe, beh, non ne ho. Maniman, faccio saltare quello accanto a te. Mi prude tantissimo il naso. Ah, scusate. Sì, però, la sfiga. Io no, non devo mai giocare d'azzardo. Finisco in mutande. Infatti. Mi ritrovate all'alba in mutande lungo la strada mentre tornate a casa. Guardate! Vabbè, sta compensando il fatto di aver ottenuto le chiavi prima. Mi dispiace perdere tempo qua, però... voglio fare le cose bene. Voglio ottenere il massimo possibile da questa run. Un po'... ah, una run dei primissimi tempi. Forse una run più simile a una giocata offline. Nel senso dove... oh no, altre monete non finiva più. Dove non mi pongo il problema di dire... vabbè, sto perdendo tempo in un arcade a continuare a donare monete a sto qua che ci sta pure 6 ore. Perché tanto devo giocare io, voglio ottenere una cosa al massimo. Magari non serve neanche, perché tutto sommato come danno si è messi molto bene.
Però avere due chiavi in più che mi parino le chiappe potrebbe essere molto utile, perché se trovo dei scrigni dorati lungo la strada... Dai, ultima moneta, per l'amor del cielo. Se mi dà anche scatola sono felice, dato che l'ultima moneta. E invece no, logicamente. La bomba non me l'ha data alla fine, quindi basta. The Magician. E ce ne andiamo via. E si esce a comandare. Dai, andiamo a battere il boss, che mi sono già rotto le palle anch'io. 44 minuti e siamo al secondo piano. Tutto sommato non una delle mie run più lente. Però le altre di solito erano più lente perché avevo... Wow. Avevo problemi io, nel senso che non ero forte, quindi ci stavo tanto in un'istanza, perdevo tanto tempo contro i nemici. Mamma mia che stanza. Sì, non fossi stato potente così. Broken Hank? No, teniamoci la carica. Lì c'è la libreria, che non mi interessa. Di qua, sì, per forza adesso di qua. E non ho bombe per raggiungervi, però una potevo raggiungerla lo stesso. Sono stato stupido. Apriti, sesamo. Ok. Vabbè. Quando sono impauriti si aprono anche se non sono in mira, quindi si aprono e non sparano. O lo fanno sempre, non me ne sono mai accorto. Incastratissimo, salvo per miracolo. Posso spendercela una chiave. E ho ottenuto le bombe. Vabbè, andiamo a vedere che magari c'era la pillola che era... sopra com'era? Ok. Che... come si chiama? Una capiap. Meglio. Meglio, c'è una roccia tinta lì in mezzo. E un pretty fly che non mi dispiace. E uno speed up che non mi dispiace. È stata una buona mossa, dai. Ci è costato quei 30 secondi in più, ma... apprezzabili rispetto tipo ai 2 minuti persi. Gli occhi, li odio. Persi nell'arcade room. Se un colpo è andato a segno... Devo aumentare il mio danno di brutto. No, di brutto no, ma leggermente. Se trovassi Satana sarei felice. Per di più adesso Satana dà patti anche qua. Godhead Baby ho sbloccato, sì, perché sono in hard. Sono arrivato qua con Lilith. Niente Satana, purtroppo. E ci riprendiamo le Magician e scendiamo giù. Non voglio più perdere tempo, ne ho persi troppi. Non scendiamo giù, andiamo su. Stavo per fare l'errore della vita, che ci avrebbe bloccati da Satana, non ci avrebbe permesso di andare avanti. Ah. Per di più periodo che faccio sempre la chest, perché in realtà la chest la trovo più semplice rispetto alla Dark Room. E quindi non è molto intelligente tenersi le cose più difficili per dopo, però... Ok, veloce che questo spara. Niente, neanche un cuore grigio. Bombs are key nel momento in cui... facciamo a te mesi. Proprio due. Vabbè, ho guadagnato un cuore rosso, come frega niente. Tengo Bombs are key perché... perché sì, ha senso, non preoccupatevi. A sto punto posso usarla, sì, perché come se avessi... non devo più usare bombe. E Head of the Keeper, Penny Tears, che non si vedono. Quindi è possibile che si sia semplicemente sommato l'effetto. So che sono stupido, ma voglio andare a vedere cosa c'è in quella challenge room. Cioè, sono stupido perché dovrei andare avanti e basta. Però bisogna correre dei rischi per diventare veramente potenti. Ottimo trovare bombe, perché valgono come se fossero chiavi, ora come ora, avendo il Bombs Are Key. E poi... cioè, nel senso, quando avrò usato tutte le chiavi, posso convertire le bombe in chiavi. Tutti adesso gli oggetti, meno male che li ho aperti. Adesso volo, tra l'altro, che è un momento in cui non mi serve più una mazza, però adesso volo. O quasi, magari mi servirà nelle prossime stanze. Non so se nella cattedrale c'è una probabilità più alta di trovare oggetti negli scrigni dorati, no? Perché mi è già capitato di trovare tante cose negli oggetti dorati, ma qua... sono curioso, poi vado a rileggermi da qualche parte, perché... quell'oggetto che abbiamo trovato prima? Ah, e le Penny Tears, che non si vedono. Perché... sì, anche qua. Vabbè. Adesso ho 4 chiavi, quindi... no, ho 5 chiavi, quindi posso permettermi di reinvestirle. Non voglio continuare... sì, vabbè, andiamo dal mini boss. Ormai non mi frega più niente... di niente, voglio continuare, e per di più sto aumentando il mio numero di chiavi, quindi se troviamo tanti scrigni nella chest dobbiamo riuscire ad aprirli. Ah, le Penny Tears mi fa mollare monete, giustamente, ecco, dimenticavo. Però non faccio tanto danno, è vero che Monstro 2 non ha poca vita, però posso fare di più. Scrigno normale. Ok, sì. Se ho Ultra Pride doppio, così, mai visto.
E la left hand adesso non la prendo neanche, perché poi me la scordo e mi fa trovare solo screen rossi. Non voglio esplorare, anche se so che magari alcuni di voi piacerebbe vedermi esplorare tutto il piano per aumentare le possibilità di diventare ulteriormente più forte. Voglio andare a battere il boss e vedere cosa ci attende alla chest. Finalmente ottenere, comunque fare una partita dove riusciamo ad arrivare in fondo. Questa è una grande soddisfazione. Non abbiamo trovato particolari sinergie, tutto sommato, però... sono riuscito a prendere uno stupido. Però, tutto sommato, dai, siamo arrivati fin qua e ne sono felice. Guarda, ti uso anche on the world per andare alla stanza segreta, che è qua sopra. Anche se vuol dire usare una chiave, però... cioè, una bomba che diventa una chiave... solo un'altra. Beh, ne valsa abbastanza la pena. La cap. E abbiamo un bonus key. 4 me ne tengo perché sono quelle che mi servono proprio almeno i primi 4 scrigni della chest. Ah, mercoledì. Quanti danni da un fistola? Adesso ho fottuto tutto in quest'ultima stanza, no dai. Direi di no. Andiamo a battere il boss. Ci usiamo questo. Quanto danno facciamo? Non particolarmente tanto. E devo stare attento perché non vedo le lacrime con le falci. Le sue lacrime. Stringo un attimo le chiappe e soprattutto sto zitto per concentrarmi. Perché non è così facile come sospettavo. Tuttavia non ho il danno della vita e non ho neanche la vita della vita. Devo stare molto attento. Non tanto contro Isaac. Dio che pelo. Quanto nella chest. È anche vero che potete trovare degli oggetti che eliminano il problema. Rune bag. Ah, quindi una sacca di rune. Interessante, bello oggetto. Cioè una sacchetta che probabilmente quando si distrugge, si svuota una stanza, c'è la probabilità che lasci una runa. Non è male. Your bag has appeared in the basement. E ok, apriamo questi scrigni. Questo mi dà delle bombe? No, peccato. Bombs are key. Abbiamo 3 chiavi. Middle touch, speed shot, speed up e common cold. Quindi abbiamo preso damage. Non siamo diventati potenti, non abbiamo più chiavi né bombe, che sono la stessa cosa per noi in questo momento. E quindi devo stare molto più attento di così. Ma molto più attento. Devo... devo andare diretto dal boss. Questo senza dubbio. Non mi posso permettere di esplorare. E bene o male ho preso la direzione giusta, sembrerebbe. The Haunt. Amatissimo The Haunt, tra l'altro. Voglio sottolineare il boss più amato dagli italiani. Ok. Cioè dagli italiani, dal mondo. Strada sbagliata, e questo mi rende un bimbo felice, non si nota. Ah, per di più non, è, non conta più il discorso delle bombe. Merda, 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 guarda. Per non fottermi, raddoppiamo, dato che Cage ha una vita enorme. Muori? Grazie, non c'era neanche più la vita a schermo. Due bombe che sono due bombe, perché non ho più bombs a chi, e ho, posso prendere solo due colpi. Dai, che sono arrivato fin qua, non voglio vedermi morire miseramente. Ah, pensavo fosse morto. Uno perché aveva fatto la faccetta di quando muore. Muori. Se muori te, mi sento tranquillo perché da qua dovrei in teoria essere al sicuro. In teoria. Basta che prima allontano di corsa. Sì, sono al sicuro. Ok. Uno scrigno rosso. Vabbè, a parte che non avevo chiavi, quindi mi va bene. Però ci sono rimasto un attimo. Di solito... uno scrigno qualsiasi è dorato. Devo stare attento ai colpi in seguimento che mi hanno già fregato abbastanza nei primi piani. Mi dà uno scrigno qualsiasi dorato che... non mi viene... come si dice? Che appunto contiene un oggetto. Non avendo chiavi mi va bene, però... avessi avuto chiavi mi sarebbero girate le balle. Ho preso un danno e non ha fatto il verso di aver preso un danno. Quindi ancora un danno e sono morto? No, ancora due danni grazie a questo cuore rosso. Che mi salva in corner. Qui bisogna stare attenti perché se saltavano tutti e tre era meglio forse, perché riuscivo a sincronizzarli. Infatti non voglio morire contro Widow, sarebbe un'infamia allucinante. Dammi un cuore rosso. No, no. Dai che ci siamo quasi. Non moriamo contro dei mini boss.
che se mi preoccupa Grid. Soprattutto, un problema grosso è che non vedo di nuovo Mr. Boom. Merda. Non vedo i miei... Magari c'è una stanza segreta qua? O qua? Dimenticavo che c'è ancora, ci sono ancora i nemici in questa stanza. Da quando? Da quando salta fa la scia? No! No! Davanti alla porta di Blue Baby, anche questa è un'infamia enorme. Per una manciata di cuori rossi. Cioè, avessi avuto pochi cuori rossi in più, sarei entrato tranquillamente. Merda. Questa mi pesa tanto. Ma mi pesa tanto, tanto, tanto. Vabbè, in ogni caso... Vediamo un attimo come... Vabbè, vederli lì con queste cose complicate fa piacere, anche se... Mi farebbe piacere vedere anche quella Polaroid illuminata di rosso attorno. Io spero comunque vi sia piaciuto l'episodio, il grande ritorno, un'ora d'episodio addirittura, ma guardatevi un film invece di vedere queste cose. Spero vi sia piaciuto l'episodio, se vi è piaciuto mettete mi piace al video, mi aiuta un sacco, condividete con gli amici che possono apprezzare il genere, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.